Qualcuno ha scritto che nel gioco del calcio l'uomo sfoga in modo innocuo sul pallone i suoi vecchi istinti aggressivi. Sarà vero senza dubbio. Qualche volta però gli istinti sbagliano indirizzo scaricandosi sulle gambe dell'avversario. È questo l'unico aspetto comune fra le caotiche mischie dei ragazzi di periferia e il gioco complicato delle grandi squadre moderne. Oltre che il più popolare, quello del pallone è uno sport ricco. Una partita può rendere 50 milioni, 380 partite, alcuni miliardi all'anno di incassi. È però la passione che spinge molti ragazzi a tentare la via dello sport, il sogno di vivere l'applauso delle folle. Levrieri e allievi della Lazio hanno in condominio il campo della Rondinella a Roma. Prima giocavano nei circoli sportivi di periferia, in qualche parrocchia o semplicemente per la strada. Si riuniscono due volte la settimana, nelle ore libere dalla scuola o dal lavoro. La prima volta l'allenatore ha detto loro di dimenticare per un momento il pallone. Un buon calciatore deve essere anche un atleta completo. Imparano dozzine di differenti esercizi. Non si gioca solo con i piedi, ma con le braccia, i fianchi, il torace, oltre che con la testa. Andiamo ragazzi, scaldiamo bene i muscoli, poi incominceremo con la palla. Imparano che il football è una professione fatta di disciplina, di sacrifici e di qualche soddisfazione. Paolo, non vedi che fai il gobbo? Giù con le spalle. Su, cosa andate per Margherita adesso? Andreoli, respira col naso che ce l'hai grosso. Un respiro lungo. I primi esercizi, l'alfabeto del gioco del calcio sul pallone che spenzola, inerte e prigioniero. Nobili, prosegui con la gamba, non fermarla. Così, e il pallone va calciato in tutte le maniere, non solamente di palette. Di collo, d'esterno, e la gamba prosegue sempre la sua corsa. Il corpo deve acquistare equilibrio ed elasticità, muoversi a ritmo, centrare con tutta la massa i 400 grammi della sfera di cuoio. È il segreto della precisione nei passaggi e della potenza nel tiro a rete. Quanta strada per raggiungere i 300 gol del primato di Piola e Meazza. Pippinelli, il piccolino, Su, Pispo, su, un po' d'energia. Bravo Silvani. De Cesare, cosa combini? Si è fatto male, vuol dire che non sa ancora cadere. Col tempo impareranno anche questo. Lo stile nel tuffo è l'arte dei portieri e li protegge nel modo più sicuro da contusioni e fratture. Il grande Olivieri combatteva con una placca d'argento nel cranio. Così, in questa maniera, allunga bene, ecco, così. Il colpo di reni distingue il portiere di classe, gli permette di non essere mai spiazzato di fronte al pallone più insidioso. Poco a poco i ragazzi acquistano la padronanza della palla, assicurandosi così la base tecnica del gioco. Carboni, cosa fai? Vedi il tuo corpo che va indietro? Bravo Farumbini, così non rimani schiavo del pallone. Cominciano i primi virtuosismi, le gare a chi è più bravo. Paolo, stai su in vita tu, vedi che ti abbassi troppo. Ragazzi, stanno arrivando i cani, incominciano loro a lavorare adesso. Ti vediamo venerdì. Anche gli sportivi hanno bisogno del medico. I ragazzi devono attendere, di là ci sono i campioni per la visita di controllo settimanale. La mano di Sentimenti Quarto è sempre in piena efficienza. Quanti palloni ha inchiodato davanti alla porta. Puccinelli potrà di nuovo scattare sul campo verso la rete avversaria.
La medicina sportiva è una fedele alleata del calcio. I gravi incidenti sono rarissimi, frequenti invece il tipico allungamento del primo metatarso del piede, le fratture parcellari delle piccole articolazioni, come nella mano del famoso Schiavi, la deformazione dei capi articolari del ginocchio. Calligaris e Ferraris IV caddero sul campo, ma solo perché la generosa passione li spinse oltre le loro forze. La più misteriosa malattia della medicina sportiva rimane quel piede freddo che immobilizzò per un anno Meazza, il re del pallone. I ragazzi vorrebbero chiedere a Cocchi qualche dettaglio sull'ultima partita, ma Picchio li fa accomodare per la visita. Analisi del sangue, radioscopia, metabolismo basale vengono usati per stabilire le attitudini basilari dell'organismo. I sanitari contribuiscono a fissare la settimana del calciatore. Lunedì riposo, controllo medico. Martedì, giovedì, venerdì allenamento atletico e sul pallone. Mercoledì partita di allenamento. Sabato controllo fisico, passeggiata, istruzioni tecniche per la partita. Tutti i giorni docce e massaggi. Ti pare che basti? Ora le cose si fanno più complicate. Dribbling, scambi in attacco e in difesa, palleggio. Si stabilisce il contatto fra uomo e uomo. La palla comincia a manifestare la sua irrequieta personalità. Sorgono gli intricati problemi della tattica di gioco, la querela tra metodo e sistema, la filosofia del football, la morte del calcio, dicono gli scettici. Il pubblico chiede lo spettacolo e i gol. I presidenti delle società fanno i conti cassa e comprano i grandi nomi. Da 3 anni gli stranieri dominano la classifica cannonieri. Nel 51 occupano i primi 4 posti. Sulla lavagna si delinea l'azione da gol. Qui tutto si può esaminare con calma. Il passaggio all'ala decentra l'azione nel momento cruciale, può provocare il fuorigioco, obbliga l'ala a traversare e il piede dell'avversario è pronto a intercettare il pallone. Meglio seguire un'altra tattica? Tutto da capo. L'ala scatta verso il centro per ricevere il passaggio. E poi? L'allievo riflette. Poi, se tutto andrà secondo i piani prestabiliti, il centrattacco riavrà la palla proprio al limite dell'area di rigore. L'ultima parola al portiere. Tiri in porta, parate, la partita. Finalmente. Il grande momento, anche se non c'è ancora un pubblico. Durante l'istruzione non pensano ad altro, mordono il freno, hanno i muscoli tesi, pronti allo scatto e il desiderio di battersi, di vincere. L'allenatore forma 2 squadre, azzurri contro gialli. Per ora li divide solo il colore di una maglia, eppure già comincia a prendere forza in loro un decisivo fattore di vittoria, lo spirito di squadra. L'avvenire del calcio italiano è nelle mani di questi ragazzi. Sono modesti com'è nella tradizione degli sportivi, eppure lo sanno. Forse da loro uscirà qualche campione che riporti l'Italia alle glorie dei campionati del mondo 1934 e 1938, all'epoca dei Rosetta, Orsi, Meazza, Bernardini, Monti, Piola, Combi, Andreolo, quando 3 uomini marcavano in campo ogni nostro campione e un'irresistibile forza magnetica folgorava i palloni nelle porte dell'avversario.